Università Popolare della città di Sarno, un centro di cultura ma che si interessa anche del futuro dei giovani, e infatti è in questo periodo che comincerà un corso formativo di formazione professionale. Quindi la Regione finanzia questi corsi professionali, l'Università Popolare, che ha presentato un progetto che è stato approvato, dà il via alla formazione professionale non solo per giovani che sono inoccupati, ma anche per operai, specializzati che hanno perso il lavoro e vogliono reinserirsi nel mondo del lavoro stesso. Noi siamo una scuola, come ci dice la stessa denominazione, popolare, che è proprio questo, cioè noi non abbiamo le barriere nei confronti della società civile, ascoltiamo le necessità della società civile. Oggi la società chiede finanziamento, e l'abbiamo ottenuto, per i disoccupati, inoccupati, non più percettori di cassa integrazione dal 2015. Stiamo parlando non più di ragazzi, ma di persone in età adulta, padri e madri di famiglie, che purtroppo hanno visto negato quello che è il diritto principale per noi cittadini italiani, che abbiamo una Costituzione al cui primo articolo dice che ci fondiamo sul lavoro, però molte volte questo diritto viene negato, e noi siamo qui ad offrire un corso di formazione che la cui finalità poi sarà quella appunto di essere ricollocato nel mondo del lavoro. Finalmente anche nel nostro paese si incomincia a fare un utilizzo produttivo di quelli che sono gli incentivi verso il mondo del lavoro. Non più in modo solo ed esclusivamente assistenziale, ma in modo produttivo, in modo proficuo, nel senso che l'iniziativa di cui si sta parlando oggi in questa sede è una iniziativa che utilizza risorse pubbliche tendente a far sì che i lavoratori che hanno perso il posto di lavoro abbiano un'occasione di riprofessionalizzazione e quindi la possibilità di rimpiegarsi a prescindere del loro settore, perché molto spesso i lavoratori che perdono il posto di lavoro vengono da attività produttive non più presenti sul mercato.